Il Jobs Act costituisce un fatto, come dire, di grandissimo impatto sull'intero impianto del nostro diritto del lavoro. In questo seminario di oggi in CGIL abbiamo valutato complessivamente il significato di questo impatto e tutti siamo d'accordo nel ritenere che si tratti per larga parte di una regressione, per così dire, di una concezione in particolare del potere privato dell'imprenditore come potere di comando unilaterale. E i limiti che erano stati introdotti con lo Statuto dei lavoratori nel 70 in gran parte sono stati ridimensionati, eliminati o rimossi. Sono stati fondamentalmente intaccati i limiti al potere di recesso con il contratto a tutele crescenti. Sono stati fortemente ridimensionati i limiti posti a tutela della professionalità dei lavoratori, con la previsione sul nuovo articolo 2103 del codice in materia di mansioni e qualifiche. E infine sono stati fondamentalmente diminuiti, se non totalmente rimossi, i limiti di natura sia collettiva che individuale al potere di controllo del datore di lavoro, in particolare il potere di controllo a distanza e ai riflessi che questo potere ha sul piano disciplinare. E quindi questo è il significato complessivo di una riforma che per larga parte comporta, diciamo, un arretramento delle tutele a una situazione che precede quella della legge 300 del 70. Uno degli aspetti forse meno considerati nel dibattito pubblico del Jobs Act, ma che invece è estremamente rilevante, è la riforma del mutamento di mansioni, del regime delle mansioni. È una riforma importante perché attribuisce al datore di lavoro il potere di modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore e con l'assenso lo stesso lavoratore di modificarla senza limiti sostanzialmente, quindi anche facendo perdere al lavoratore l'inquadramento retributivo e quindi con un peggioramento della retribuzione. È un totale cambiamento rispetto alla precedente disciplina che è contenuta nell'articolo 13 dello Statuto, e l'aspetto più problematico e preoccupante della normativa è che si va a incidere chiaramente su dei diritti costituzionali del lavoratore, il diritto alla professionalità, ma più in generale alla tutela della dignità del lavoratore. In questo modo la riforma, da questo punto di vista, incide quindi sull'equilibrio dei diritti costituzionali, configurando un diverso rapporto fra la libertà di iniziativa economica e diritti appunto fondamentali del lavoratore. È un aspetto quindi del Jobs Act che interroga, diciamo, su quali siano gli assetti costituzionali descritti dalla legislazione di diritto del lavoro e che segnala quindi un mutamento culturale profondo nella regolazione appunto del mercato del lavoro. Le novità che sono emerse per quel che riguarda il controllo a distanza e quindi la modifica di una norma dello Statuto dei lavoratori sono novità molto importanti e pericolose, diciamo, in relazione al problema della tutela dei lavoratori, perché si consente ora il controllo del lavoratore senza necessità neanche del consenso sindacale, laddove il lavoratore, come dire, utilizzi strumenti di lavoro forniti dall'impresa. Allora, a fronte dell'evoluzione tecnologica, si può ben immaginare che non è difficile per l'imprenditore, come dire, fornire al lavoratore strumenti che gli consentano un controllo minuzioso di tutti i comportamenti da lui seguiti, da lui avuti, non solo in adempimento dell'obbligo di lavoro, ma anche comportamenti strettamente personali. Si apre un varco molto molto rilevante, il quale ha delle conseguenze, attenzione, anche sulle sanzioni disciplinari e infine sullo stesso licenziamento. E qui si pongono due problemi. Primo, se il datore raccoglie le informazioni in modo corretto, si deve sapere, in virtù della disciplina sul contratto a tutele crescenti, che anche il più piccolo inadempimento rilevato, sottolineato dalle apparecchiature tecnologiche, può consentire al datore di licenziare con una piccolissima sanzione di tipo economico, come prevede il contratto a tutele crescenti. Ma anche se il datore non seguisse, cosa ancora più complessa e problematica,
le norme che impongono, come dire, alcuni limiti, alcuni vincoli, proprio per necessità di rispetto dei principi costituzionali, ci si può chiedere che accada. Se il datore raccoglie le informazioni anche violando la normativa, per quanto oggi è così lasca che è quasi difficile immaginarlo, le può comunque utilizzare? Cioè a quel punto ci troviamo di fronte a un fatto che il datore può utilizzare per licenziare il lavoratore senza che assuma rilievo come le informazioni sono state procurate, e quindi, tornando a quel che si diceva prima, licenzia comunque, avendo avuto conoscenza di un inadempimento anche lieve, pagando un piccolissimo scotto. Qui c'è un profilo tecnico molto complicato, ma ci troveremo di fronte all'ipotesi del cosiddetto mero fatto materiale che consente il licenziamento, oggi, ripeto, pagando una piccolissima sanzione. Si può ovviamente replicare a questa cosa dicendo che la raccolta è stata in violazione di legge e questo rende il licenziamento nullo e a questo punto con tutela del lavoratore. Ma ripeto, sono tutti scenari molto complessi da immaginare e gestire, e una partita che è tutta in salita per il lavoratore.